Grazie all'amministratore delegato, dottor Mauro D'Alfonso, della Simest SPA. Ci fa davvero molto piacere poter essere qui oggi e siglare un accordo di collaborazione tra appunto la Simest e la Regione Marche. Io dico soltanto velocemente quello che sono gli interessi e gli obiettivi che ci proponiamo con questo accordo. Noi vorremmo riuscire a promuovere lo sviluppo economico, ma soprattutto dare davvero un impulso di competitività al nostro sistema produttivo. E siamo convinti che il sostegno che la Regione Marche può dare all'imprenditorialità, oltre all'innovazione che stiamo facendo con la programmazione dei fondi Porfese, è quello del commercio con l'estero, dell'internazionalizzazione delle imprese. E quindi abbiamo deciso, dopo aver siglato un protocollo d'intesa con l'ICE, con la Cassa Depositi e Prestiti, ma soprattutto con la SACE, di concludere questo ventaglio di accordi di sistema, io li chiamo, con quello che il Paese, l'Italia, mette a disposizione del nostro sistema imprenditoriale. E quindi il nostro obiettivo è quello di far conoscere più che altro le opportunità che ci sono nel processo di internazionalizzazione alle nostre imprese. La Simest è un partner molto importante. Io stesso ho potuto misurare all'estero quello che fate a sostegno del nostro sistema imprenditoriale. Ci siamo conosciuti col dottor Alfonso proprio in una missione di sistema in cui operativamente c'era un'impresa marchigiana che inaugurava una grande opera grazie a Simest. Quindi non siamo qui per fare delle chiacchiere, ma a raccontare cose concrete, sperando di poterne fare tante altre. Anche per aziende di dimensioni più piccole, poter mettere a disposizione i fondi che avete per fare equity, i programmi agevolati sul credito, l'assistenza anche, lo dico sinceramente, per fare gli studi di fattibilità e quell'assistenza tecnica di cui molto spesso le imprese hanno bisogno per poter iniziare un percorso di internazionalizzazione, perché è sempre più complesso la vendita, la produzione all'estero, e quindi avere un partner istituzionale come Simest per noi è molto importante. Oggi firmiamo l'accordo, ma deve essere l'inizio di un lavoro che magari facciamo anche di conoscenza sul territorio attraverso dei roadshow con cui presentiamo, quando ne sarà opportuno e pronti, diciamo così, gli strumenti che gli imprenditori marchigiani hanno a disposizione. Noi abbiamo un sistema produttivo particolarmente credibile, molto spesso a dimensione familiare e imprenditoriale, di piccola e media impresa, ma senz'altro di eccellenza. E quindi ci sono quei requisiti dell'imprenditorialità di qualità che nel mondo viene cercata per quello che si chiama Made in Italy. E quindi pensiamo di poter essere un partner che mette a disposizione un sistema imprenditoriale variegato, con più prodotti, anche con una certa innovazione nel processo produttivo, quindi i requisiti ci sono tutti, e quindi sta a noi come regione, come istituzione, promuovere, dare l'opportunità agli imprenditori di conoscere i sistemi con cui il paese si muove nel mondo per sostenere le imprese. Quindi questo è il nostro obiettivo, creare opportunità e far conoscere. Dopodiché noi non ci sostituiamo alle imprese, ma vogliamo solo re rendere opportune alcune iniziative che in qualche modo troppo spesso ci rendono periferici rispetto al sistema Italia. Quindi noi vorremmo colmare questo gap e mettere a disposizione dei nostri imprenditori, piccoli o grandi, quello che è il meglio dell'internazionalizzazione. E questo è per me, per come lo intendo io, per come lo intende la Giunta, il Presidente Acquaroli, l'accordo con Simest, così come tutta la collaborazione con il gruppo CDP. Grazie ancora al dottor Alfonso per questa opportunità. È un peccato che non ci possiamo vedere di persona, ma lo firmiamo a distanza e sarà l'inizio di una collaborazione. Grazie. Grazie davvero al vicepresidente Carloni, per questa opportunità di collaborazione che per noi è molto importante. Spero mi vediate nel frattempo. Sicuramente la Regione Marche non è una regione come le altre, pur dando noi chiaramente supporto a tutto il paese per quanto riguarda le strategie e gli investimenti relativi all'internazionalizzazione. La Regione Marche si caratterizza sicuramente per un'eccellenza
specifica, che è quella del settore manifatturiero, dove sicuramente rappresentano la punta di diamante del nostro paese in molti comparti, penso a quello della palletteria, delle scarpe, delle borse, o anche quello della carta, dove ci sono marchi di eccellenza a livello globale che sono orgoglio per il nostro paese e rappresentano in maniera eccellente la vostra regione. Siemens, come dicevo, collabora con tutte le imprese italiane volte all'internazionalizzazione e quindi anche con imprese marchigiane. Nel corso degli ultimi anni abbiamo avuto un'attività notevole con aziende della regione Marche. Provo a raccontare così in maniera molto sintetica qualche numero. Sul fronte degli investimenti diretti, quindi quegli investimenti dove noi accompagniamo, entrando nell'equity all'estero, le aziende per lo sviluppo fuori dai nostri mercati, abbiamo 7 investimenti diretti per un complessivo totale di investimento di circa 20 milioni. In una di queste situazioni ho avuto il piacere di conoscere il vicepresidente Carloni, quindi abbiamo accompagnato un'impresa importante della regione Marche all'inaugurazione di una struttura strategica per un paese straniero in Armenia, ed è stata una grande soddisfazione vedere coronato sicuramente il nostro progetto di investimento, ma soprattutto un progetto di attività pluriennale di un'azienda solida che ha contribuito chiaramente a dar lustro all'azienda, ma anche indirettamente al nostro paese. Quindi in questi investimenti noi siamo presenti con alcune aziende di spicco della regione, mentre sul fronte della finanza agevolata abbiamo supportato negli ultimi anni circa 400 aziende marchigiane per un complessivo di 700 operazioni e per un controvalore totale di oltre 150 milioni di euro. Quindi sono aziende prevalentemente PMI che in buona parte conoscono già le attività di Siemens e che sicuramente questo accordo contribuirà a diffondere ulteriormente la conoscenza dei nostri servizi, tanto da poter dare anche ad altre aziende l'opportunità di poter interloquire con noi ed avere il nostro supporto. L'ultimo anno è stato caratterizzato anche dalla gestione da parte nostra di una tranche del programma PNRR. Ci è stato assegnato dal governo un importo globale di 1.200 milioni da assegnare entro la fine dell'anno 2021, cosa che abbiamo fatto, anche se rimangono ancora disponibili circa 400 milioni di euro. E per quanto riguarda le aziende marchigiane che si sono rivolte a questo strumento, che ricordo è volto a dare possibilità di finanziamento agevolato e a tasso perduto in parte per supportare programmi di evoluzione verso il digitale e verso la sostenibilità. Ebbene, in questo contesto le aziende marchigiane che si sono rivolte a noi per l'accesso ai fondi del PNRR sono 270, per un totale di circa 37 milioni di euro. Ripeto, l'intento di questo accordo è quello di rafforzare questo tipo di collaborazione con le aziende marchigiane ed è sicuramente nostra volontà quella di rafforzare anche l'impegno rispetto alle attività e servizi che possiamo dare a queste aziende, in maniera tale da poter contribuire in maniera significativa allo sviluppo del sistema industriale marchigiano che, come dicevo prima, è sicuramente uno dei fiori all'occhiello del nostro sistema produttivo nazionale. Grazie. Grazie amministratore. Io direi di firmare a questo punto. Sì, io ho una copia davanti a me che virtualmente siglo fisicamente, poi ci scambieremo le copie. Anche io ho una firma che ho fatto. Ecco qua. Beh, ai tempi del Covid bisogna accontentarsi di questo. Ci sono delle domande da parte dei giornalisti presenti? Vedo Fabri del Corriere Adriatico di dire, Carotti dell'ANSA. C'è qualche domanda? A posto così per me, grazie Mirko. Bene. Allora, grazie e buon lavoro e ci vedremo nelle Marche con una progettualità per raccontare quello che sono i contenuti di questo accordo di collaborazione.
Grazie mille e buona giornata a tutti. Grazie.